George Como a Ridge. Non mi sento fiato. Mamma, c'è una giacosa? Finalmente, mamma, lui è George. Felice di conoscerla, signora. È incantata. Penso, signora, che Chiara le abbia già detto qualcosa, le abbia già accennato qualcosina. Sì, sì, dottore, sì. Beh, lei mi conosce poco ancora, signora, ma io sono un medico e non s'offenda se le dico di sedersi prima che si senta male, prego. Sì, sì, meglio con mi siedo, è meglio con mi sentiamo tutti. Allora... Buonasera a tutti, sono Antonio Papo, il presidente della Compagnia Santo Luca, e vi presento questa sera i nostri attori, anzi presentano la commedia Chi un gnuro di così non podia inire. Niente, è una commedia che tratta di una ragazza salentina che è innamoratasi di un ragazzo di colore americano, innesca certi meccanismi con il suocero, con la suocera, con la nonna, sai, le cose paesane, le cose ridicole che possono succedere, quindi è tutto un programma, è tutto da scoprire. Niente, che dire, è una buona visione per chi questa sera sarà con noi. Grazie a tutti. Da Roma, dove vivono i suoi genitori d'Italia? Il papà ha lavorato presso l'ambasciata americana, ma io l'ho convinto a venire qui da noi. Non sei contenta, mamma? Come una pasquetta. Ma papà sa che sei arrivata? No, una donna. Ah, mamma, stasera Giorgio resterà a cena con noi e poi partirà. Starà fuori 3 mesi. Così io vado a Ginevra la prossima settimana e lì ci sposiamo. Così stanno le cose. E mi hanno cacciato messa. Ah, è già. Sta seccata, come la Madonna sul giorno. Ehi! Cristina! Ehi, Cosimino! Hai visto mio le palle mia? No! Porco non voglia cane, che le donne il vino stanno sempre a casa nostra. La Compagnia Santo Luca è un'associazione culturale, prettamente teatrale, ma che da qualche anno ha inserito anche altre attività musicali, si interessa anche di bambini, attività teatrali e musicali con i bambini, facciamo altre attività specialmente sulla beneficenza, tipo Santo Lazzaro, tipo la Passione di Cristo, tipo, insomma chi più ne ha più ne metta. Cultura a 360 gradi. Mia mia, come stai? Bene. Ai ai. Ma come? Vai a giocare a tennis con quegli scarpini marrò? Testa di moro? Ho girato tutti gli itineranti e non ho trovato niente. E le scarpe noi nei direcci le teniamo. E dove le teniamo allora? Al secondo ripiano. Ma quale secondo ripiano? Guarda, io a te ti buttavo dal secondo ripiano. Vedi, vedi, al secondo divisorio, vai. Non c'è niente, non c'è niente. Ho girato tutto, io poi arrivo là, scivolo, cado. Perdo la partita e colpi sempre tu, colpi! È sempre io colpa, sì. In questa casa, sempre io! No, porco del boia cane! Non vedi che ho quegli occhi del pesce che mi fanno male! Mena, mena, mamma mia, noi diamo sempre gusto agli cristiani, sempre! Ave Maria e Cicchi! Ave Maria e Cicchi! E questo giovanotto tiene qualche problema? Se no chiamo Don Lillino. Papà, lui è il dottor George Blackstone. Lui è il mio papà. Fortunato. Cosimino,
Quindi c'è qualche problema? Nessun problema, papà. Ho conosciuto il dottore all'università. E se l'hanno tutto direttamente a casa, capito quasi? La nonna che dice? La nonna è strana, oggi vede tutto nero. E il piccenco, devo morire, bianco?